com'è il processo della cocaina? No. Allora ti ho spiegato. Stronzo, scatto. Non sei figlio dei preti, figlio dei preti, io sono trasparente. Curriculum essere trasparente, per traveggere. Allora, la cocaina è una pianta, è un arbusto, si prende la foglia, si mette a macero nel cherosene, il cherosene che gli toglie la parte clorofillacea, e ci rimane, la foglia si vede quella trametta. Ah, ok. Ecco. E quella non brucia? Niente, se te la brucia è illuminata. E come fa allora? Aspetta. Questa lavata nel cherosene, perché altrimenti diventa una specie di pasta. Pasta con il nostro lievito, la pasta si fa bianca, più dopo la lavo non l'acqua bianca. Dopodiché, e è venduto normalmente così, più facile, viene lavata con l'acqua ossigenata, che la fa diventare bianchissima e la riduce in polvere, qui tagliata all'1 per 1000, è quella che spacciano a te, invece quella che trasportano ancora, ma normalmente è più la pasta che si trasporta. No, la trama, se tu pigli una foglia, cuore mio, la foglia non c'è ancora metti interni. Allora, se tu hai preso la foglia, la metti dietro il cherosene, la parte verde di clorofilla gli si scioglie. Okay. Ci rimane soltanto. Hai visto mai nel bosco delle foglie degli fradici che sono rimaste soltanto? Bella, quella trama. Poi la mandorla con il cherosene diventa una consistente. E quella là è la cocaina, che poi lavata bene con l'acqua, con l'acetona. Sì, quella che vedete ci lavate, ci usate le unghie. L'acetone. Diventa più pura ancora, più bianca come la farina. Tagliata e te la servono quelli che usano la cocaina, no, come si mette in botte qui la vera e propria cocaina è una tavoletta, un capestino, come si è fatto, una traversa con un sì, quello che c'è, si portano le tazzine, così sul vassoio di legno, e viene fatta tipo serpente, no? E si prende, si passa, è sociale, pura. Dopo due o tre anni usate, fai il via al centro, se invece ti hanno usato ne fai 5-6, fai il via al giugno della overdose. Allora, che cosa facevano gli indios, i nostri qui, anche civilizzati? Lo chiamavano ipadu della lingua loro. Prendevano queste foglie, le torrefacevano, torrefatte, sembrate, poi al mortaio le pistavano, si tacciate e le mischiavano con le cenere dell'ibaupa. L'ibaupa, vedi tutte quelle piante lì che vedi, la quella tutta in baubera, che viene bruciata. La mischiavano insieme, si prendeva una cucchiaiata e la montavano via. Si la tenevano in bocca e con la saliva la inghiottiva. La rassicurazione di benessere, toglie la fame, quando una fame toglie la fame. Era tanto che nel 1965 ne raccoglimo una certa quantità e il nostro vescovo Marzi di Spello la portò in Italia per fare sanitario, volevamo sapere che cos'era. C'è un colloidale come lo chiamano, di scarsa qualità, di qualità, dice pochissimo, perché era più cenere e poi era stato già torrefatto. Da piano piano invece abbiamo scoperto che era la cocaina. E il ministro
dell'agricoltura della Bolivia in una riunione di paesi che dicono esteriormente che vogliono finire la droga, parla questo, parla quest'altro, parla quest'altro, la Bolivia, lo scultore è la Bolivia in realtà. Più la Colombia? La Colombia produce la cosa, la marijuana, la l'erba. Facile trovare la cocaina. Allora dice sulle montagne i miei contadini possono coltivare solo due cose, o patate o cocaina. Mentre vendono un chilo di patate a 20 centesimi di dollaro, un chilo di foglia di cocaina la vendono a 200 dollari. Col cazzo che io piantavo le patate. Allora, se tu gli dai un modo di sopravvivere differentemente, come fa? Prenderà pure la cocaina. Però che cosa è successo? Che prima prendevano i soldi della cocaina, adesso non c'è, e non hanno diventato i soldi. Solo per la cocaina. Sono viziati. Hanno fatto per vizio per la cosa in più maniera. Guarda a che cattiveria arriva il loro. A che cattiveria arriva il loro. L'hanno messa in grande. Per me dovrebbero liberarla. Ma io dico, com'è che se è... C'è la cosa, la figlia. Io... Se è vietato, della cocaina. Cazzo, hai acceso adesso tu, Ma io aspetta, dai. Ah, la cocaina serve. No! Perché è vietato! E allora la piantano. Eh? E allora la piantano. Tu sei la tipica persona che il problema della cocaina lo vedi. Dopo buttato addosso a chi la pianta. No, io voglio capire. Se è ma la pianta è nascosta la piantagione. Nascosta per modo di dire. Come trasporto, il commercio è vietato, per modo di dire, il mezzo chilo è vietato, il chilo è vietato, le tonnellate no, vengono fatte attraverso porte esporte di grandi compagnie. Pensa, Milano, quanti abitanti Milano? 5 milioni? 4 milioni. Due sono di giovani, va bene? I giovani il 50% la usa, 1 milione. Quanti grammi al giorno ce ne vogliono? 24 Quindi non arriva un chilo, non arrivano tonnellate a Milano. Ma com'è possibile se non è legale? Ma è legale ammazzare? No. E ammazzalo. La guerra è legale? Cosa c'entra? Ma perché c'è roba. Gente che guadagna, vuoi, ma che perché? Perché i governi ci guadagnano e vuoi che guadagnano ora? Perché i governi? Impresari. Impresari e dobbiamo buttare la colpa sui governi. Quante cose sono state vietate e si fanno? Quando ha detto, una volta negato Dio, quando ha detto il più forte posso, ha ragione, quella è l'etica, io noi lo vediamo qualche volta, questo che fa anche male, che cazzo fa, c'è tutta là, no? Ci vediamo qui.